Quella scuola di cui parlate, vorremmo frequentarla anche noi, anziché distruggerla. Ragazzi, non posso vedere alle mie lenti. State applicando i principi del cucito. Mentre voi vi richiederete a Edo, io andrò alla scuola e cercherò rinforzi. Shu, lasciata la squadra di Doja, raggiunge l'isola e prima di sera arriva al palazzo di Lord Elki. Qui, nonostante i danni, molti sono sopravvissuti. Gli abitanti, dopo la fuga iniziale, sono tornati nelle proprie case e si danno da fare per ricostruire, sotto la protezione di Ronin su Destiny. Shu, atterrato sulla torre, viene accolto dai compagni di Nesuke con affetto. Li aggiorna sugli ultimi eventi e tutti si danno appuntamento alla locanda del sushi. Poi Shu vola via verso la scuola. Nel frattempo, Ryu e la sua squadra hanno raggiunto il palazzo dello Shogun e si sono nascosti. Il posto di guardia esterno della prigione è affidato per alcuni secondi. Ryu dunque va loro incontro e in breve li aggiorna sulle decisioni prese dagli altri, chiedendo anche la loro adesione, che dopo alcune perplessità e spiegazioni di entrambe le parti, non tarda ad arrivare. Così i ninja di guardia alle prigioni scendono nei sotterranei dove sono rinchiusi dei suoi pensati e li liberano. Nel frattempo a scuola gli allievi, sconvolti dalla morte del maestro Takumi, hanno dormito ovunque, mentre i Ronin hanno ricoperto i turni di guardia. Al mattino si radunano tutti nel cortile, in attesa di conoscere la decisione della maestra sul futuro della scuola. E oggi sarò chiamata a vivere fino in fondo l'ultimo principio del Bushido, Kuji, dovere e lealtà. Io non chiuderò questo cuore, perché ho una responsabilità verso voi e verso Doja Iki. Io vi farò sedere al mio posto. Se volete aiutarmi, io insegnerò insieme questa scuola. Così gli allievi, insieme agli insegnanti, iniziarono a riparare la scuola. Ogni ragazzo aveva scelto un compito da portare avanti, con la stessa responsabilità che la maestra Miku aveva mostrato nei loro confronti. Mentre era al lavoro, Shu atterrò in mezzo al cortile, sfinito da un lungo viaggio. Shu, sapessi cosa è successo qua mentre tu non c'eri? Siamo stati attaccati da samurai di Lord Elki. Pensavamo arrivassero oggi in ninja, ma non si sono visti. Hanno ucciso il maestro Takumi. Shu spiega loro perché i ninja non si erano visti e illustrò il piano che avevano preparato. Non c'era tempo da perdere. Gli insegnanti e gli allievi più grandi dovevano partire al più presto della festa. Nel palazzo del grande Shogun c'è molto scompiglio e confusione. I samurai hanno scoperto la fuga di Nesuke e di Misaki e lo hanno riferito allo Shogun. Ma lo Shogun non sapeva nemmeno che fossero stati imprigionati. Perciò si arrabbia molto e manda a chiamare Lord Elki per avere delle spiegazioni. Lord Elki però non è molto convincente. Lo Shogun da un canto si chiede chi e perché abbia fatto scappare i prigionieri, così chiamano
imperatori non sa più di chi potersi fidare, a volte ha la tentazione di tagliare la testa a tutti. Hai chiesto di parlare con l'urgenza, cosa hai da dirmi? I miei ninja hanno trovato dove si trova la scuola segreta di Yume. Poi finalmente recuperare la figlia. Finalmente una buona notizia. Presto, date ordini di vestire tutto per la partenza. Partiremo dopo domani all'alba. Lordelli, i tuoi samurai apriranno la marcia e ci guideranno verso la scuola. Poi verrà il mio esercito e infine io con le mie guardie personali. Mi dirò fuori. Assolutamente no, resterai rinchiuso nella tua stanza come Lord Aide. Quando tornerò insieme a mia figlia, deciderò cosa fare di voi. Lo Shogun si metterà in marcia proprio all'alba del settimo giorno. Se Shu riesce ad arrivare in tempo, possono ancora consegnare la lettera allo Shogun. Giunge così la sera prima del settimo giorno, quello concordato per l'appuntamento. Dai Suki non riesce a prendere sonno. Ha paura che Shu non riesca a tornare in tempo all'appuntamento, che non trovi tutti gli sforzi sufficienti. Dopo un bel po' finalmente anche lui riesce ad addormentarsi. All'alba, mentre tutti dormono, Dai Suki si alza, apre la porta e guarda fuori, mentre il sole sta sorgendo da est. Non è un'allucinazione. Da est arriva Shu e dietro di lui uno, 10, 100, no, molti. Sta arrivando, sono centinaia, ci sono i maestri, i roni, tutti gli allievi della scuola, dal più piccolo al più grande. Eccoci, siamo arrivati! Thank you.
quella è Mo, è piccola veste. È tutta colpa tua, il pianto, la scuola. Fermati, adesso mi porto all'imperatore e gli faccio mettere e ci vediamo fino a casa. Finalmente ti ho preso. Ti abbiamo preso noi? Parla e ti risparmierò la voce. La scuola è tutta una menzogna. L'unica cosa che mi interessava era conquistare il territorio di Lordaeta. Liberate Lordaeta e tutti i suoi figli e riabilitate lui e tutti i suoi samurai. Adesso mi sa che adesso